Pace e bene a tutti, buongiorno, bentornati al nostro appuntamento con la Santità. Siamo al 24 maggio e oggi ricordiamo Santa Amalia di Tavio. Nella data odierna si festeggiano dei martiri caduti durante la persecuzione di Decio, intorno alla metà del III secolo e messi a morte ad Alessandria, in Egitto. Si tratta di due uomini, Epimaco ed Alessandro, e di tre donne, Mercuria, Dionisia e Ammonaria. Quest'ultimo nome è stato poi scambiato con quello di Amalia. Non si conosce molto sulle loro vite. Il martirologio romano dice delle tre. La prima di esse, dopo aver superato inaudite specie di tormenti, colpita col gladio, finì beatamente la vita. Il giudice, vergognandosi di essere superato dalle donne e temendo che, se avesse usato contro di loro gli stessi tormenti, sarebbe stato vinto dalla loro incrollabile costanza, furono decapitate subito. Il vacillamento della coscienza del giudice, dovuto alla fermezza di fede di Santa Amalia, venne azzittito dalla veloce decapitazione. Meglio sopprimere il turbamento interiore che affrontare l'intima lotta con la verità. Quella di Santa Amalia è una storia di sofferenza, ma anche di grande forza. Pensiamo un po' a questa esecuzione lunghissima con tante torture alla quale lei sottostà senza rinnegare la propria fede. Ne è scaturita una testimonianza bellissima e fortissima, tant'è che il giudice, proprio per evitare che ci potessero essere altre testimonianze di questo tipo, le sue due sorelle cristiane che attendevano l'esecuzione non le fa giustiziare con la tortura alla stessa maniera, bensì con la decapitazione, mettendo subito fine sia alla sofferenza di queste due sorelle, ma soprattutto all'opportunità che potesse verificarsi un'altra testimonianza tanto forte. Qual è anche una metafora di questa storia? È quello che quando qualche persona si fa carico delle sofferenze, qualcun altro ne viene sgravato. E che bella la vita di una persona che può dire: ecco, siccome io ho saputo farmi carico di questo, quel fratello o quella sorella ha avuto un'occasione in più di pace, di serenità. È la storia del nostro quotidiano. A me è venuta subito in mente la figura della mamma, che magari in casa e in famiglia è in grado di farsi carico di tanti, tanti piccoli servizi proprio per rendere più piacevole, più libera l'esistenza degli altri, soprattutto dei figli. E questa figura io vorrei che fosse al centro di quest'oggi, proprio in questo mese che è dedicato a Maria. È la maternità che riesce a farsi carico di un peso e i figli sono più liberi di farsi pieni della gioia. Allora preghiamo per tutte le persone altruiste in questo mondo, che hanno il coraggio di mettersi un pochino da parte, di rinunciare a qualcosa, e da questa piccola rinuncia molte persone riescono ad avere un po' di pace in più, un po' di serenità ed essere magari sollevate in dei momenti in cui effettivamente non hanno la forza. E appunto preghiamo Santa Amalia perché possa intercedere e donare il suo coraggio a tutti noi. Santa Amalia, prega per noi.